grazie Gargiulli. Siamo qui riuniti oggi solo in per cercare di fare una recensione di un fucile. Ma dato che manca un certo determinato persona buona e un po' con delle strane cose. Bravo, che comincia con la M il nome. Esatto. Non andiamo oltre. Siamo qui a fare questo video solo praticamente per metterlo su YouTube e sfotterlo alla grande. Poiché il fucile che dovevo portare, dove sta? Non c'è. Non c'è. E per quale motivo la M non è venuta? Problemi con la, inizia con la G, finisce con A. Gargiulla. Grazie che bello che ci sei arrivato. Quindi per cui I'm a fucking dominator. Bitches. E ragazzi, questa non era una gag, davvero è arrivato adesso. Ciao collega. Beh, allora ragazzi, oggi siamo qui riuniti a presentarvi, cazzo, il mio fucile, a presentare il mega ultra super iper custom di te Tuzzo di T, la presente, chiamato Dominator. E quindi ora possiamo veramente passare al clou del video. Oh, questo è un grandissimo fucile preparato dal nostro bello modello di base CXP08ICS. Ok, allora già ha detto ICS, quindi andiamo su sicuro. Quindi per poi parlerà del gearbox, che sono le cose più belle secondo me dell'ICS. Allora, esteticamente è molto carino, questo silenziatore gli dà un bel tocco, ris anteriore gli puoi infilare di tutto, anche cioè, qualsiasi con l'aggiunta qualsiasi cosa, back, torce, laser, mirini, cazzemazzi, goldoni, vibratori, di tutto. Il nostro T gli ha aggiunto sto cosino di gomma, cos'è? Il Magwell. Magwell della Big Dragon, neri, bellissimi, veramente. Poi, calcio. Nel tubo troviamo l'anello portacinga, è un calcio molto particolare che non lo troverete in nessun altro fucile. Te l'appoggio. Esatto. Figuratamente. Ok. Subito pensare male di due, di solito. Sei il solito. Come io? Ma che cazzo c'entro io? Ah sì, ti tiro dentro. Allora, giusto. Per allungare il fucile basta tirare indietro il calcio. Qua ci sono dei permettini che fanno appunto allungare il calcio, ma non permettono di accorciarlo. Per accorciarlo basta premere qua dietro un pulsante, chiamiamolo così, e automaticamente possiamo spostarlo in giù. Che figata! Che esperto. Esteticamente io ho finito, parlerei della parte interna che è ultra. È appunto Dominator, quindi deve dominare tutti gli altri. È l'ultra custom, esatto. SMT questa qua, è proprio l'essenza della custom SMT. Ho dimenticato i mirini che sono flip up, quindi molto comodi, anche se devi mettere, che ne so, un'ottica, un acqua, quindi può essere abbattibile. Basta. Finito. Tutti. Ah! Oh, sì! Dai, spieghiamo la parte interna, caro D, dai. Allora, per iniziare ho tolto il motore di serie, l'ICS 3000, ottimo motore, a me lo può confermare anche S. Hai tolto l'ICS 3000? Esatto, sì. Colpo di scena. Colpo di scena perché bensì non ha messo un motore potente, ma bensì un motore molto più potente che è ben sì. Il... è un Big Dragon M160. 160, signori. 40 pippi è costato, Ma devo dire che ne va non 120, no, perché lui no. È ultra e allora metti il 160. 40 pippi. Poi avanti. Porca puttana. Proseguendo. Pistone alleggerito ultra e speed senza gli ultimi due denti. Classico Royal, denti in metallo. Struttura in ABS e ultimi due denti preparato per le alte velocità. Dopodiché abbiamo messo un reggimolle in acciaio cuscinettato, sempre consigliato per robustezza e duratura. Ingranaggi 13-1 meno i due denti finali della Combat Squad. Giusto perché se no non girano abbastanza veloce. Bravo. Dalla serie proprio, esatto. Ho voluto fare lo sborone Combat Squad, 36 euro di ingranaggi. L'ho preso nel culo ancora una volta, ma comunque sono tosti. Fantastico. Dice i soldi, cazzo. E si scoprono cose che io prima non sapevo, quindi io anch'io sono come voi. Arrivano ordini da 400 euro e motivi poi si scoprono. Vabbè, lascia stare. Molla M100 della Royal,
accorciata perché il fucile andava over a un Joule, un Joule 3, tranquillo. E l'avete visto con overcore, perfetto, 93 fissi. Sì, adesso ci sarà il video, quindi. Sì, lo faremo vedere comunque. Sì, adesso c'è il video. Ah, adesso? Adesso picchio giù il video. Pac! Video. Wow. Ok. Quindi le nostre facce non si vedranno più e si vedrà... No, mi è decapitato! Capita. Continua a parlare. Testa pistone in acciaio, cuscinettata, basta. Il resto è tutto originale, ripeto, perché l'ICS è una marca della Madonna. Parliamo di questo gearbox, per quelli che non conoscono, il gearbox ICS. Tutto. No, è... Apriti! Ragazzi, box. Qua veramente ogni volta è una goduria. Aprire un fucile così, togliendo un perno. Proseguendo, qua c'è il gruppo aria. Aiutami, Tato. Oh, sì, non mi dire schiacciare i gruppi. Ragazzi, qua è tutto in diretta, niente registrato, eh. Ecco il gruppo aria. Qua troviamo il gruppo aria separato dagli granaggi. Boh. E a me tocca l'ingrato compito delle sensazioni di tiro. Allora, il fucile è un fucile molto molto corto. Gli è allungato ovviamente. Ma devo dire, cavolo, che il fucile reattività. Siamo 10, eh. Siamo assolutamente su 10. È vero che il motore, anche se è un'alta super mega altra iper velocità, non è un coppia, un motore di coppia. Cavolo, non c'entra niente, con la 11.1 comunque la reattività del colpo singolo è... Sfiori e parte, cioè è... 11.1 obbligatoria, direi. Non sape... Sì, perché sennò il motore non riesce a girare neanche un po'. Raffica, siamo sui 30 pallini al secondo. Il problema di questo fucile è che non pesca tutti i pallini. Ma non per colpa del fucile, per colpa dei caricatori che non riescono a dare tutti i pallini in velocità. È un artista. È un tutto artista. Tacchi di mira, forse ho trovato un fucile che sono per quasi perfette. Oh, guarda che bello. Quasi perfette. Tacchi di mira belle, funzionali, anzi, che funzionano. Fai ancora quei lavoretti. Ma se te ne ha fatto prima uno. Non diciamolo però, Cristo, eh. Ora è troppo tardi, lo sanno tutti. Quindi ragazzi, fucile indicato per il CQB, senza silenziatore. Anche col silenziatore, ma senza silenziatore è più indicato ancora. Col silenziatore sì, va benissimo per il bosco, perché comunque sì, il silenziatore, come ho già detto, rende il rumore più cupo, il bosco disperde il suono, quindi è perfetto. Quindi ragazzi, fucile, se lo volete così, raga, chiedete. Se lo volete così dovete spendere, uno, soldi, due, vi arriva un fucile... Dai, no, 10 qua. Ragazzi, dieci, io non perché il mio. No, 10, no. Ma io 10 glielo devo dare. Cioè, un fucile oggettivamente. Se bello. Uno si munisce di caricatori decenti, quindi deve andare a spendere un po' di soldini. Ah, anche non montate il delayer, eh. Non lo montate. Perché peggiora, anticipa troppo. Ah, questo è precisazione. Ottima cosa, okay. Comunque, fucile. Fucile devastante. 10. Esteticamente può piacere come non può piacere, ma. Il nostro caro T ha molto sopra qua il mirino. Che mirino ha molto sopra qua? Qua gli mettevi il reflex. Se già rimetti. No, non mette. E l'ho cambiato no, qua andava il T1. Il T1 andava, se lo ricordo. Anche. Male. Ma ci stanno bene tutti. Vabbè, ci stanno bene tutti, ma io volevo intendere che dato che forma cilindrica del mirino, forma cilindrica del paramano. Un ACOG. M consiglia un T1. C'era un ACOG in giro. S consiglia un ACOG e T consiglia un reflex. Quindi siamo a posto. Vabbè, il fucile è bello, raga. Esteticamente è bello. Internamente è perfetto. Ciao, cioè, Madonna! Figo cazzo, guarda qua. 12. So che cade, prima che cade. Ragazzi, esteticamente è da 10. Internamente figa, raga. Sono 30 colpi al secondo qua. Con una batteria a carica e con caricatori che buttano su tutti i pallini, 30 colpi al secondo non sono pochi. Potremmo . Chiudere anche qua, allora. Sì, potremmo chiudere qua. Iscrivetevi alla solita solfa. Quindi, YouTube, Facebook, commentate, rompeteci il cazzo, fate quel che volete. E basta, ciao. Da S è tutto! Da M è tutto! E T altrettanto! E noi siamo! Non lo dico a nessuno, vabbè raga, io ci ho provato, cioè io vado via, raga. Loser! Vado via. Via. Addio ragazzi.
Cioè, così, che cattiveria, figa, tio. Dai, ne facci vedere un saluto con i controcazzi. Perfetto. Ciao ragazzi, a tutti. Alla prossima.